Ballo in maschera è il libro di Anna Maria Vignali che è presentato all'interno della Bibliocoppe di Arezzo, un luogo scelto da molti autori per le presentazioni. Noi accogliamo le richieste che ci vengono fatte dagli autori. Sono le biblioteche, le case editrici storiche, dette le piccole, ma non perché sono piccole come qualità, perché non sono presenti in maniera massiccia nel territorio. E quando un autore ci chiede uno spazio per presentare un libro o un'autrice, mettiamola anche al femminile, e glielo diamo molto volentieri. Certamente, insomma, noi non siamo critici, cioè la critica non si fa a noi, ci si fida delle persone. Poi comunque basta vedere un attimino il libro e vedere un po' la sinossi eccetera, e ci rendiamo conto se un libro merita di essere presentato. Ecco. Non si corre da soli e si cammina insieme. E questo è importante. Oggi per camminare insieme c'è proprio la presentazione di un libro, in questo caso è Ballo in maschera, Anna Maria Vignali. Qui si avvicina anche un po' il territorio. Se qui siamo ad Arezzo, quindi nel centro commerciale Sette Punti, quindi dove ci troviamo con un Unicop Firenze nella biblioteca, Anna Maria Vignali invece viene dal Casentino e quindi viene da Rassina, nel comune di Castel Focognano, tra l'altro anche con un attestato di merito importante, perché ha ricevuto dal Consiglio Comunale proprio questo riconoscimento bello, diciamo, proprio per i meriti in questo caso legati alla letteratura, legati al romanzo, legati proprio a questa attività editoriale che tu hai portato avanti di pubblicazioni. Ecco, Anna Maria, il fatto che Ballo in maschera ti dia l'opportunità di avvicinare sempre tanta gente, perché hai percorso in lungo e largo un po' la nostra Toscana, e questo credo che sia bello, no? Sì, molto appassionante, soprattutto per chi, diciamo, ha creato questa storia, che questa è una storia non letta da nessuna parte, che nessuno mi ha raccontato, è qualcosa di pura creatività che però ha degli agganci precisi con la vita nostra di tutti i giorni, con la nostra attualità, ed è questo secondo me che lo rende appetibile, lo rende leggibile facilmente un po' da tutti, perché se con la creatività, la fantasia ti porta magari in mondi lontani, in personaggi mai visti né conosciuti, dall'altro ti lega a quella che è la nostra vita, il nostro oggi, forse il nostro ieri e, perché no, il nostro domani. Un ballo in maschera che ci riporta un po' anche ai nostri castelli, no? Ricordarci poi anche il passato invece che ci avvicina, la giornata della memoria, poi ci sarà il giorno del ricordo. Ecco, in questo caso invece qui abbiamo un percorso di guerre, di vinte e di vincitori, ma un percorso poi alla fine che arriva positivo, no? Sì, direi qualcuno che ha letto il romanzo lo ha definito un inno alla pace, e credo che sia giustissimo l'appellativo, ma vorrei anche sottolineare il tipo di pace che si cerca in questa storia. Soprattutto è la pace interiore, la pace che ognuno di noi può trovare dentro di sé, e sappiamo molto bene che anche la pace di tutti è legata alla pace di ognuno, alla pace interiore. E ecco, la ricerca che tutti i personaggi di questa storia fanno è proprio quella di cercare se stessi. E in fondo cos'è questa maschera? Questa maschera non è altro che un legame tra il terreno e il divino. E cosa c'è di divino in noi? La nostra interiorità. E quindi questa maschera nasconde, protegge, ma anche rivela quello che è dentro di noi, e quindi questo è il lato più grande, è il grande messaggio che ho cercato di trasmettere. Ti sei mai messo una maschera? Hai mai provato a guardare quando ti metti una maschera? Io mi sento più forte perché gli altri non sanno chi sono, no? Cioè, lei ha parlato di interiorità eccetera, ma io penso anche al fatto di esprimere forse proprio la mia interiorità, il mio essere, senza che nessuno sappia chi sono, e quindi posso essere forse più me stessa. È lo, no? Oddio, è lo schermo che ci protegge. In questo caso è una maschera, può essere anche il telo del burattinaio, e tutto ciò, insomma, che ci evita di avere un confronto diretto
con le persone, quindi ti senti protetto. È vero, è vero. E se, la maschera ce l'abbiamo tutti i giorni addosso, cioè non ognuno ha la sua. Penso che, come disse un grande filosofo, che la perfezione della nostra vita sta proprio nel diventare ciò che realmente siamo, cioè nell'assumere la maschera che portiamo e nel saperla presentare agli altri e nel saper essere questa maschera che portiamo e non nascondersi dietro tante maschere che non ci riguardano. E allora a questo punto noi vi lasciamo leggere un libro che è Ballo in maschera di Anna Maria Vignali. Voi cercatelo e poi naturalmente scoprite all'interno, tra le tante sfaccettature, quello che Anna Maria Vignali ci ha detto. Grazie.